Buongiorno e benvenuti alla quinta puntata di Generazioni Liberali con Andrea Mancia e Lorenzo Cianti. Buongiorno a tutti. Allora, oggi Lorenzo parliamo un po' delle prime nomine dell'amministrazione Trump. Specifichiamo, non sono ancora ufficiali perché naturalmente il presidente eletto deve essere ancora insediato e quindi se ne parlerà a gennaio, però a differenza che nel 2016 Trump ha voluto accelerare molto i tempi e ha fatto uscire in maniera molto continuativa una serie di comunicati in cui annunciava quelli che sarebbero stati i capisaldi della sua prossima amministrazione. Io partirei sia in ordine cronologico che secondo me in ordine di importanza con Susan Wiles, sì, che è una delle due co-chair della sua campagna elettorale, che è stata appunto nominata in una delle posizioni più strategiche della prossima amministrazione. Sì. Si occuperà del versante comunicativo, è stata la miracle woman della campagna elettorale di Trump e anche grazie a lei il GOP ha trionfato nel popular vote dopo l'affermazione di George W. Bush 20 anni fa. Quindi credo che si occuperà con grande slancio, iniziativa e intraprendenza di un compito che è apicale nell'ambito della Casa Bianca e questo smentisce le voci dei progressisti che si lagnavano affermando Trump è un misogino, Trump è contro le donne. Invece ha nominato per la prima volta nella storia Susie Wiles in un ruolo così importante, quindi la vedremo all'opera e sarà un netto miglioramento rispetto all'amministrazione di Joe Biden, mi pare pacifico. Sì, non spariamo sulla Croce Rossa, dai, perché diciamo la comunicazione dell'amministrazione Biden era veramente Soprassediamo. Ecco. Parliamo invece di un personaggio che piace molto a qualcuno e piace meno ad altri, che risponde al nome di Marco Rubio, sì, il senatore della Florida, che dovrà guidare la politica estera dell'amministrazione Trump, della seconda amministrazione Trump. I miei amici neocon sono soddisfatti, i miei amici non anti-neocon sono molto meno soddisfatti. Che giudizio dai te a questa nomina? È una nomina che mi piace molto perché Trump sta incidendo nel segno del fusionismo. Se il fusionismo di William Buckley nel 1955 in seno alla National Review voleva promuovere l'unione di più anime tra i conservatori, tradizionalisti, gli evangelici, religiosi, laici, libertari, con Trump vediamo un fusionismo che possiamo riscontrare anche nelle nomine, perché Marco Rubio non è propriamente neoconservatore, ma è militarmente interventista. Sì, è un falco, diciamo. Falco, è un hawkish, quindi è una persona che ritiene che l'intervento militare statunitense sia prioritario qualora gli interessi vitali dell'America nel mondo siano minacciati. E poi ha assunto rispetto al conflitto medio orientale una posizione pro Israele ineccepibile, mi viene da dire. Vero, sì. Al contrario, Lorenzo Tulsi Gabbard ha provocato le reazioni opposte, cioè i miei amici neocon sono disperati, devo dire la verità. Un saluto a Enzo Reale che era con noi. Ah, ciao Enzo. Alla diretta di Atlantico Quotidiano. Ti vogliamo bene. Sì, no, ma li vogliamo bene molto, sempre. Sempre. Mentre i miei amici non neocon sono contentissimi. Sì. Tu hai sempre avuto un debole per Tulsi, vero? Chissà perché. Parliamone chiaramente. Sì. Beh, Tulsi Gabbard adesso presiederà l'intelligence. Alcune persone avevano sollevato dei dubbi circa la competenza nel settore strategico. Devo dire che in effetti non è la prima persona che mi viene in mente quando si parla di intelligence. Detto questo, è un settore che è stato monopolizzato dai repubblicani tradizionali, quindi neocon, da alcuni democratici dell'establishment. Vedere una ventata d'aria fresca mi pare un'ottima idea. Già si sono messi a piagnucolare perché è pro Putin, anti-Ucraina, non so che cosa si sono inventati. Ma io credo che Trump l'abbia messa lì soprattutto per dare un segnale di trasparenza nei confronti, sì, del pubblico. Cioè non è possibile che l'intelligence americana continui a lavorare in maniera oscura come ha lavorato negli ultimi decenni. Esatto. Qui bisogna aprire le porte e far vedere il cambio di passo della nuova amministrazione. Quindi, malgrado anch'io abbia delle riserve sul suo curriculum, io credo che la scelta sia stata azzeccata. Invece leggo sui giornali italiani che ha promosso un
conduttore di Fox News a capo del Pentagono. Sì. Vogliamo parlare di questa scelta? Ecco, Pete Hegseth è la dimostrazione della impredictability trumpiana, l'imprevedibilità nelle nomine e nella selezione dei candidati. Ed è un profilo estraneo ai luoghi del potere, pur essendo vicino al Partito Repubblicano, perché è un ex anchorman di Fox News, ex veterano nella guerra in Afghanistan e in Iraq. È una persona che si è comunque distinta nel settore accademico, perché si è laureato a Princeton e poi ha conseguito un master in public policy ad Harvard, però è un personaggio sui generis molto particolare, è noto per le sue esternazioni piuttosto flamboyanti in politica estera e potrebbe rappresentare un contraltare a Marco Rubio, perché se Marco Rubio ha una politica estera che si inserisce nel solco della tradizione reaganiana, invece Hegseth è un isolazionista duro e puro. È contro l'intervento militare in Ucraina, è contro la prosecuzione dei conflitti nel mondo e vorrebbe tagliare anche con il Medio Oriente, quindi bisogna stare molto attenti. Speriamo che queste nomine possano integrarsi armoniosamente, anche se non è scontato. Poi c'è Elon Musk, e che ha provocato danni anche in Italia negli ultimi 2 giorni, provocando addirittura la reazione del Presidente della Repubblica a un tweet di una persona che è ancora un privato cittadino finché non viene insediata la nuova amministrazione. Beh, ti sembra una reazione un po' spropositata quella di Mattarella? Non è la prima volta che Mattarella interviene in modo un po' azzardato nello scenario politico. Ricordo che nel 1994, quando l'allora direttore del Popolo, l'organo ufficiale del rinato Partito Popolare, cioè Mattarella stesso, commentava la discesa in campo di Berlusconi, diceva che era un pericolo per la democrazia, che avrebbe svuotato le istituzioni al proprio interno, controllando e manipolando l'opinione pubblica. Come Musk. Vero? Sì. Mi sembra un parallelismo palpabile. C'è un filo rosso che unisce... Rosso, molto rosso. Sì, molto rosso, quasi quarto comunista, che unisce queste due vicende. Senti, concludiamo alle nomine dell'amministrazione Trump. Ci sono due personaggi che sono una certezza per Israele nel quadro del conflitto medio orientale. Uno è Huckabee, l'ex governatore dell'Arkansas, e l'altro è Liz Stefanik. Vogliamo parlarne? Sì. Elise Stefanik è un Iron Lady nel senso tarceliano del termine. Ricorderei che lo scorso anno ci sono state audizioni parlamentari quando abbiamo avuto la recrudescenza dell'odio antisemita nei college, i campus pieni di personaggi che volevano impedire lo svolgimento delle lezioni e sbarrare l'ingresso ai professori non allineati, ma soprattutto agli studenti di fede ebraica. Elise Stefanik presiedeva quelle audizioni e ha anche contribuito a far dimettere Claudine Gay. Elise Stefanik ricoprirà lo stesso incarico che aveva già avuto qualche anno fa Nikki Haley alle Nazioni Unite, cioè ambasciatrice degli Stati Uniti. Lo farà dando lustro all'America nel mondo. E vorrei segnalare che Nikki Haley purtroppo non figurerà nell'amministrazione Trump, perché lui stesso ha detto che, pur avendone apprezzato gli sforzi diplomatici e la grande competenza, sia lei sia Mike Pompeo non saranno presenti nel gabinetto Trump. È un cambio di passo netto, drastico, e Trump vuole sottolinearlo quello. Parliamo, concludiamo con una delle prime nomine, che però è una di quelle che mi è piaciuta di più, cioè Tom Homan come border czar, diciamo, il mestiere che Kamala Harris negava di aver fatto durante i 4 anni dell'amministrazione Biden. Tom Homan me lo ricordo soprattutto per un intervento alla Camera, quando si era dovuto sottoporre alle domande dei parlamentari ed ebbe uno scambio con la Ocasio-Cortez. Apro una parentesi, una delle persone più odiose e insopportabili dell'attuale congresso. Concordo. Americano, in cui la distrusse fondamentalmente. Lui è uno, diciamo, come dicono i messicani, con i cojones, e parlo di messicani non a caso, perché sarà suo compito effettuare una delle mass deportation più grosse
della storia degli Stati Uniti. Secondo te è all'altezza del compito? È assolutamente all'altezza, e quando era interpellato da un'intervistatrice della CNN riguardo la crisi migratoria, lei diceva: "Ma vuoi separare le famiglie? Per quale motivo vuoi farlo?" Faceva riferimento alla legislazione di New York, lo stato dal quale proveniva la intervistatrice, dicendo: "Se un adulto commette dei crimini e anche una famiglia al seguito, è normale che l'adulto verrà portato in carcere, il bambino invece avrà un'assistenza sociale differenziata." Quindi lo stesso vale anche per i migranti. Lei continuava, insisteva con la sua acrimonia tipica da liberal, e lui ha risposto in modo lapidario: "Perché non portiamo anche i bambini con loro? Bisogna risolvere la crisi al confine." Quindi molte luci, qualche ombra, ma per ora sembra che la nuova amministrazione Trump sia partita col piede giusto. Noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo con la prossima puntata di Generazione Liberale. Andrea E Mancia, Lorenzo Ciatti. arrivederci a tutti.